te? Certo. E quindi comincio subito con l'educazione di base. La prima cosa che ti consiglio è la gestione delle risorse, col cibo. Metti la ciotola là, se non mangia entro 10 minuti li raccogli, non succede nulla. Mangia di nuovo. Se non mangia di nuovo i primi giorni con l'asse di cibo, con il stress, ma il cucciolo raro che non mangia, li raccogli sempre 10 minuti. Già qui comincia a capire che tu sei il leader. Capito? Questo è già importante. Come i giochini, se c'è un gioco preferito, tu lo devi tenere sempre con te. Magari lasci una pallina che non gli piace più di tanto, ma il gioco preferito suo devi giocarci tu, cominciare e finire prima che lui si stanchi. In modo che, caspita, ho perso il giochino. Detto, quando si ricomincia, devi stare sempre dietro te. E questo già impronti già il cucciolotto a seguirti sempre. Poi cominci con l'educazione di base, il seduto, il piede e il terra. Ti verrà automaticamente, anche senza comandi, per esempio, con il booster. Un bocconcino appetitoso che lui farà gli stimolo o un rinforzo. Ma gli stimolo, se deve capire cosa vuoi da lui, si metterà seduto quando capirà tutto, praticamente il booster non è.